Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del Giunco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, lunedì 2 agosto 2021. In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 452, ieri erano 702. Su 6.014 test, di cui 4.900 tamponi molecolari e 1.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 7,52%. Che corrisponde al 15,1% sulle prime diagnosi. Quindi, anche se da un punto di vista numerico i casi registrati oggi sono in diminuzione rispetto alla giornata di ieri, il tasso dei nuovi positivi si mantiene molto alto e questo naturalmente preoccupa soprattutto per il prosieguo del mese di agosto. Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 12 nuovi casi, in totale ad oggi le persone positive in carico alla ASL di Maremma sono 330 e 407 sono invece le persone che si trovano in quarantena per contatto stretto. All'ospedale situazione stabile per i ricoveri con 3 pazienti in più, ci sono 15 persone nel reparto Covid e una in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, Maremma è stata superata la quota di 109.000 persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 138.000 le prime dosi somministrate. In totale in Toscana, all'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 4.102.935 dosi. Maremma in diretta, stasera alle 19, torna, come sempre, l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini in diretta sulla pagina Facebook di Giunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra. Per questa edizione del podcast è tutto, seguite le notizie su Giunco.net, potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail redazione@giunco.net o al canale WhatsApp 334 52 12 000. Per Giunco.net, Daniele Reali.